facendo un controllo audio per vedere se è tutto a posto. Allora, siamo tornati su Bravexius, vediamo un po' i nuovi contenuti che hanno messo, anche perché sta per partire fra qualche giorno, oltre che un nuovo capitolo storia, anche l'anniversario, quindi anniversari ovunque, anniversari su Dragon Ball Legends, fra poco l'anniversario su Dokkan, e ora anche l'anniversario su Bravexius, quindi di roba da fare ne avremo veramente un bel po'. Intanto oggi hanno aggiornato il Dark Vision, quindi ce lo andiamo a fare. Dovrebbe esserci lo step 1. Così testiamo il nuovo Squall CGI che abbiamo trovato. Sì. Con un ticket fetecchia, tra l'altro, eh. Manca a dire che l'ho trovato usando lapis su lapis, no. Un ticket fetecchia, l'ho usato. Pam! Squall. Vabbè, oh. Non mi offendo, grazie. Tra l'altro, se tutto va bene, adesso lo portiamo a 3000 di attacco. Così va a fare compagnia sia a Noctis che a Claude. E abbiamo una bella tris di CGI a 3000. Vabbè, ieri ho potenziato un'arma che... Madonna. 180 di attacco più il 95% in più di danni, quindi... Una cosa abbastanza... sgrava. Molto sgrava. Ed è un'arma soltanto di livello 7, quindi uno dice... Le armi di livello 7 cosa valgono, considerando che le migliori sono quelle di livello 8 e 9? E invece... Ok, eccoci qua. Allora, intanto facciamo sparire un po' di notifiche fastidiose. Che non le posso sopportare le notifiche. Più le vedo, più le devo far sparire. Ecco, mettiamo in primis il mio bel team CGI. Quanto è bello. Allora. Vediamo di concludere questo, va? Così portiamo Squall a 3000. Allora. Qui è richiesto un personaggio che faccia danni ghiaccio. Io già so chi mettere se lo troviamo. No, ecco, danni così no, però, serve un Gilgamesh di quelli tosti per andare sul sicuro, perché sennò di personaggi che fanno danni ghiaccio ce ne sono quanti ne vuoi. Non me lo date Gilgamesh? Fammi vedere nel mio team, va. Il danno ghiaccio è un danno così banale che lo fa chiunque, praticamente. Allora... Chiunque tranne te, ovviamente. Poi... Vabbè, su quel che fa danni ghiaccio mi sembra un po' strano. Infatti lo devo fare. Noctis, tu hai qualcosa per caso? No. Oddio, che palle. Ma fra i miei personaggi sicuramente ce l'ho, però invece di andarmela a cercare e doverlo montare, equipaggiare e tutto, cerchiamo direttamente fra questi. Ah, vediamo lui se li fa. No, lui fa praticamente, fa quasi tutto tranne quello che mi serve a me. Niente, l'alchimista d'acciaio non va bene. Lui non mi ricordo se li faceva. Allora, vedo un ghiaccio lì. Boh, sì, vedo un ghiaccio, quindi potremmo provarci.
Sì, possiamo provare con lui. Però per essere sicuri, portiamoci un po' di buffer. Direi proprio di sì. Allora, ci portiamo lei. Ci portiamo a Nicola. Dov'è Nicola? Nicola, eccolo qua. Possiamo provare così. Se no, al posto di lui, tu li fai danni ghiaccio per caso? Direi proprio di no. Ma questa non è molto potenziata, quindi. Però è sempre una depotenziatrice, quindi ci sta, mettiamoci lei. Ok, proviamolo così, vai. Dovrebbe andare. Allora. Questo. No, ho fatto una cacchiata, non devo fare quello. Devo fare questo e questo qui che diminuisce le resistenze al ghiaccio. Ok. Poi tu. Proprio tu. Questa. È per tutti questa? Sì. Allora tu fai questo. Te ti mettiamo in difesa. Un po' di attacco che non fa mai male a nessuno. Boost. Facci tornare in vita se ci ammazza. Dubito che ci ucciderà, però. E sì, allora tu. Che faceva questo? Rimosso usando boost all'enemy. No, no. Andiamo direttamente di tripla di ghiaccio, va. Sì, questa qui dovrebbe andare. Ok, vediamo se lo sciottiamo, Perfetto. That's alright! Next, ragazzi! Beh, se non lo sciottavo con tutto quello che gli ho messo, era un po' complicata la situazione, direi. Dire che stavo sbagliando qualcosa col personaggio che ho messo che attacca, perché gli altri sono più che perfetti. Ok, allora quella difficoltà massima l'abbiamo fatto, quindi adesso la situazione diventerà sempre più semplice. Ok, andiamo con quest'altro step. Cerchiamo un altro personaggio. 1447, potrei. Ah, lui perfetto. Proprio sua la skill di ghiaccio, giusto? Sì, ok, ottimo. Vai, next. Senza indugiare, andiamo dritti alla meta, ragazzi. Allora, reloaded. Vai. Addio. Che poi tutti questi buffer e debuffer sono anche esagerati, eh? Ho voluto fare la cosa abbastanza ignorante, perché per un nemico come quello non servono. Però vabbè, dai. Almeno andiamo sul sicuro, chi si è visto si è visto. Vabbè, da qui in poi possiamo prendere anche personaggi del cavolo, quindi possiamo prendere anche lui che ha 1447 di attacco. Cioè. Anzi, potrei usare perfino personaggi miei non potenziati a questo livello di difficoltà, però vabbè. Facciamo solo una volta, vediamo se basta. Ah, dovrebbe bastare, eh. A questa difficoltà dovrebbe bastare solo una volta. Ok.
Vediamo se ho ragione o torto, eh. Per forza. Ma probabilmente anche prima, eh. Quest cleared. Allora, abbiamo quasi fatto, è rimasto uno e poi il nostro caro Squall, se tutto va bene, va a 3000. Qualche altro simpaticone che fa danni ghiaccio. Lui li faceva per caso? O fa terra lui? No, lui fa luce, vento, acqua. No, direi proprio che non fa al caso nostro. Questa è una modalità che anche a livelli più facili, se non hai l'elemento giusto, non combini granché. Ma lei, non è che lei lo fa? Io sto qui a saltarla, ma magari lei potrebbe essere la soluzione, però. Ho presentimento di no. No. Vamo a trovare, la troviamo, eh. Personaggio che ci fa i danni che vogliamo, lo troviamo sicuramente. Ghiaccio, 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 vediamo se li fai tu. Un po' di freschezza, abbiamo bisogno di un po' di freschezza qui. No, tu non ce la porti la freschezza. E uno che lo sa a memoria li trova subito. Ah, lui li fa. A questa difficoltà va bene qualsiasi danno, cioè. Sì, lui è perfetto. Infatti io prima cercavo lui a difficoltà più alta, però non me l'ha dato, quindi ciccia. Guarda, qui non ci sarebbe manco bisogno di usare buffer e debuffer, vado direttamente con la sua mossa, anzi la vado proprio in singoletta e via. Sì, proprio singola, ignorante, non c'è bisogno di niente. Ma come? Hai allevato uno? Ma che è sta storia? Ma siamo seri? Ma sono rimasto malissimo. Porca vacca. Ma com'è possibile? Ma il personaggio depotenziato, cioè non. Il tizio, cioè. Che cavolo ha fatto questo qui? Sì, ok che l'attacco è basso, però è la difficoltà più bassa questa, io pensavo che lo shottava. Vabbè, ora è depotenziato, quindi anche un personaggio così merdoso dovrebbe riuscirci. Ma forse ho sbagliato mossa. Proviamo ste due. Avrò sbagliato mossa. No, fa proprio schifo il per. Ah, ok. Madonna, mi stavo spaventando. È una difficoltà così bassa, non lo fai fuori. Capisco che non hai un livello di attacco alto, ma è difficoltà 1. A difficoltà 1. Qualsiasi babbo di minchia che fa danno ghiaccio ci riesce, scusate. E non scherziamo adesso. Mannaggia. Ok, abbiamo finito. Un po' di freschezza perché inizia a far calduccio. Andiamoci a prendere qualche boost di attacco, va? Allora, iniziamo prendendone 4 per adesso. Poi vediamo se ne serviranno di più. Dove sei, Squall? Eccoti qua. Vediamo se è max. O ne servono altri. Se ne possono mettere altri. Vabbè,
Vabbè, a sto punto facciamo una cosa. Prendiamoli tutti e via. Pure se avanzano, comunque si serviranno in futuro. Sì, allora ne prendiamo altre due. Quel 4 adesso lo tralasciamo un attimo. Ah, era finito? Non si arrivano più? Ah. No, invece servono, eccoli qua. Servono, servono. Adesso se non mi arriva a 3000 mi arrabbio, eh. Te lo giuro. Ok, è maxato adesso, eh. Quindi tutto quello che gli mettiamo porterà l'attacco ai livelli più alti. Ti prego, non fare l'infame. Ah, meno male. 3000 è anche superato, tra l'altro. Meno male, ragazzi. Cioè, se mi usciva a 2999 mi arrabbiavo come un animale. No, mi dava fastidio, mi dava veramente troppo fastidio. Buono. Abbiamo una bella trista a 3000 che non ci fa schifo. Allora, adesso i 4 rimasti, dove glieli mettiamo? Andiamo a def, quasi quasi. Ora andiamo a vedere. Che per lui sono rimasti il def, gli HP e gli MP. Allora, HP possiamo prenderne due mini, MP due mini. Allora, considerando che mi pare def non gli abbiamo fatto niente, io punterei a sto punto al def. Però quanto aumenta così? Aumenta di un cavolo. Dai, facciamo 2 MP, va. Poi la prossima volta ci dedichiamo in modo massiccio a uno degli altri. Sì, infatti. Ah, intanto qui rimettiamo tutto a posto. Chi era al centro? Lui, mi pare. Qui c'era Claude. Qui c'era lei. E qui c'era la curatrice. Perfetto. Allora diamogli questi 2 MP. Beh, immaginavo che bastavano questi. È perché è pochissimo quello che gli ho aumentato, quindi quasi nulla, direi. Ok, allora la situazione adesso è: quello è loccato, dobbiamo fare gli MP, dobbiamo fare gli HP e il def, che è ancora basilare. Sì, va bene, poi ci penseremo. Ok, due richieste di amicizia. Allora vediamo tu come sei messo. Tu sei messo male, quindi non ti accetto. Bye bye. Vediamo un po' il simpatico Claude. Come sei messo, Claude? Sei messo anche tu molto male, quindi anche tu ci saluti. Ci devo guadagnare anche io, non posso fare che accetto le amicizie e non ci guadagno nulla, ti pare? Comunque, allora, questo 3000, 3000, 3000. Questa 27000 di HP. Sì, può bastare. Allora, facciamoci le pubblicità per le pozioni. È arrivato il momento marchette, ragazzi.
giochi che io assolutamente non consiglio, sia chiaro, eh. Però mi servono per le pozioni, quindi. Che momento marchette sia. Con questa musica epica, tra l'altro, capito? Cioè, vedi questo schifo con queste musiche epiche. Però vabbè. Tralasciamo il discorso. Ok, il primo è andato. Vediamo cosa ci danno. Due pozioni, buono. Lo dice, meglio che danno le lapis. Eh sì, però le pozioni più ne ho meglio è, perché mi permettono di continuare a giocare. Soprattutto quando si tratta di farmare, quindi. Tipo il farming per avere i premi dell'evento del lotto, io l'ho già finito da un po'. Perché avevo un bel po' di pozioni e potevo permettermelo. Ma sì, 200 e passa, chi se ne frega. Tanto la storia, ogni volta che la mettono, mettono una roba brevissima con una ventina, una trentina di queste pozioni, te la fai, quindi no problem. Preferirei che fosse un po' più corposa la storia quando la aggiungono, eh. Prima la mettevano in modo più ricca, adesso mettono capitoli più spesso, ma molto piccoli. Roba che in due orette te li fai, insomma. Proprio tre ore per allargarci, dai, per farla comoda. E poi preferivo la storia come era agli inizi, perché questo terzo atto non mi sta facendo impazzire. Tutto incentrato su Fina. Preferivo l'altro con Rain e Laswell, però vabbè. Sicuramente torneranno in azione anche loro, anche perché l'ultimo capitolo si è concluso con Fina che... non ho ben capito se viene rapita o sparisce in un altro universo. Però si leva dalle balle, quindi presumo che Rain e Laswell dovranno rifare la loro. Magari per andarla a salvare, cose così. Ma è anche giusto, cioè... per come la vedo io, sono loro i protagonisti. È vero che sono sempre stati un terzetto, però si vedeva che la storia marcava sempre su loro due. Fina si potrebbe dire co-protagonista. Almeno così la vedo io, poi ognuno è libero di interpretarla come vuole. Allora. Tanto alla fine, protagonista o non protagonista, il protagonista è il team che uno si fa. Cioè, anche se nella storia si vedono questi qui, uno si fa il team che vuole in questo gioco e va avanti. Ormai la storia è facilissima, non è come gli eventi. Cioè, negli eventi lì ti fai team determinanti, ma nella storia metti chi vuoi, basta che siano ben potenziati e ti diverti, insomma. È abbastanza a cazzeggio la storia. E i primi tempi non era così, eh. I primi tempi... per me la storia era un parto. Ma quei personaggi che ho adesso, la storia principale è la cosa più semplice che ci sia. Vado proprio liscio. Perfetto, il momento marchette dovrebbe concludersi finalmente. Era anche ora, perché insomma... dopo un po' la situazione diventa anche snervante. Ok. Allora, facciamoci queste sfere. Qui rimettiamo i personaggi dell'otto. Anche se mi... ma anche qui fanno da bonus. Ah vabbè, allora liscio. Come sei messo tu?
Vabbè, dai. 2700, vediamo qui. Sì, vabbè. Vabbè. Ah, vediamo se c'è il doppio bonus l'arma sua. Ah, di... non credo, perché è abbastanza raro riuscirla a fare quella. No, non ce l'ha. Io mi posso vantare di avere un'arma della Madonna. Sì. Sti bei bonus da 60% e da 20% attacco e HP non mi fanno per niente schifo, direi. Vado molto molto fiero di quest'arma qui. Sì. Davvero tanto fiero, nonostante è un'arma di livello 7. Sì. Uno dice un'arma di livello 7 è una porcheria, insomma. Ah, ma solo questi hanno il bonus. Lei non ce l'ha. Devo cambiarla allora, mi sa. Sì, devo cambiarla. Vabbè, allora li lascio così. Sì, vai. Ah, non ho manco visto gli obiettivi richiesti. Andiamo, vediamo, dai. Ah, vabbè, sì. Dai, a grande richiesta vi faccio vedere la mossa CGI di Squall. Grande richiesta mia, per dire. È bellissima, veramente figa. E già quella di Claude CGI mi piaceva, ma quella di Squall, madonna. Ma che poi continua anche dopo la CGI, cioè. Spettacolare, veramente spettacolare. Addio, Safer. Piacere di averti conosciuto. Ma sta alla vista. Ma che danni. Madonna, quanto fa schifo questa mossa. È incalcolabile. Un numero raccapricciante. Allora, io adesso ho fatto un attimo lo stamp perché voglio vedere con attenzione quanto effettivamente ho fatto di danno. Aia. Era un attimo sparito il gioco. Allora, 7.000, 87.000, 187.000, 2 milioni, 82 milioni, 800... Ah, praticamente ho fatto 1 miliardo e 882 milioni di... Porca vacca boia. Ok che la difficoltà Pluto senza difesa e nulla, però... quasi 2 miliardi non fa schifo, eh. Guarda lì, damage 9999999. Vabbè, è Squall. E Squall è giusto che faccia un danno del genere. Cioè, ho praticamente rotto Brave Exus in questo momento. Madonna mia. Madonna. E sono soddisfazioni, sì. Sarebbe una cosa più gratificante contro nemici più ostici, eh. Però vabbè. Almeno simbolicamente siamo levati lo sfizio del 9999999. Allora, vai col prossimo. Clerwitch, vabbè, solita roba, facile, tranquillo, easy. Prendiamo lui. Gliela rifacciamo? Ma sì, dai, gliela rifaccio. Vai. Al pianeta. Bellissimo. Quanto abbiamo fatto? Altri 2 miliardi? Vediamo se mi dà di nuovo il 999. Un po' di meno. È perché è più resistente adesso. Dovrete potenziarlo per farlo. Vabbè, sì, è normale. Però l'importante è shottarlo, cioè chi se ne frega del 999. Uso limit, vabbè. L'avrei usata di per sé, senza che me lo dicessi tu, quindi.
No problem. Ma voglio vedere che combino contro lo Squall e il Seifer di difficoltà 150. Mo lì voglio vedere. Mo li andiamo a fare, vediamo un po' di che si tratta. Però mi sa che lì me la dovrò studiare, eh. Mo vediamo. Vediamo un po' il da farsi. Ah, c'è un'altra difficoltà. Penso che sia l'ultima, no? Vabbè, sì. Dovrebbe essere l'ultima questa. Possiamo portarci un personaggio con un bonus superiore? No, vabbè, questo non c'ha proprio bonus, quindi direi di no. Favorite. Ah, eccolo qua. Questo voglio io. Qui voglio bonus massimi, ragazzi. Non mi accontento io. Ok. Vai, andiamo di nuovo di limit. E poi per gli amanti di Dragon Ball sembra quasi la mossa che fa Vegeta, no? Quando fa quel fascio di luce lunghissimo e poi te lo lancia addosso. Eh sì, leggendari finish. Fantastico. Io voglio vedere se a difficoltà 150 riesco a fare danni del genere contro loro, eh. Ho paura che mi faranno sudare a quelle difficoltà, eh. Mi sa di sì. Vabbè, poi vediamo un po'. Appena finisco qua andiamo a studiarcela. Vediamo un po' che ci possiamo inventare. Perché non credo che saranno due babbi di minchia quelli, eh. Ok, l'ultima. Vabbè, portiamoci lei, dai, chi se ne frega. Allora, mi porto Squall, mi porto Claude, mi porto una curatrice, la tancherona, sì. Mi sa che bisogna tankare un pochino contro di loro. Non lo so, potrei anche andare di ignoranza, eh. Allora facciamo così, il primo step vado di ignoranza. E quindi mi porto Squall, Claude e Noctis, accompagnati da due buffer e debuffer cazzuti. Voglio farla prima di ignoranza. Se di ignoranza abbiamo dei problemini, allora cerchiamo di avere dei criteri un po' più strategici. Dipende tutto dalle resistenze che hanno. Ce la dobbiamo studiare. Allora, iniziamo con Seifer. Proviamo, dai. Non abbiamo uno migliore? Solo quello? Dai, non ce n'è uno migliore. Vabbè, dai, sì. Allora, lui... Non lo so, quando sono nemici nuovi io sto sempre in campana. Allora, mettiamo lei. Mettiamo a Nicola di Bari. Ok. No, mettiamo Auron. In realtà volevo mettere Noctis, è vero. Ma allora non devo andare con questi, c'ho questi già pronti. Scusa.
che smonto a fare questo. Sì, in effetti ho fatto una cavolata. Rimettiamola apposta. C'ho la Triss di là già pronta, non ha senso. Dov'è? Qui mettiamo tutto a posto. Allora, voi tre, ok. Al posto di questa ci mettiamo, dove stai, lei, insieme a Nicola di Bari. Perfetto. Allora, facciamo questo test e vediamo come va. Tutto equipaggiato, tutto a posto, tutto liscio. Ok, vai. Io sto rischiando, perché può essere che una bestia della Madonna e non basterà quello che voglio fare, perché comunque è un 150. Stiamo a vedere, ragazzi. Allora, intanto prepariamo le limit e vediamo che succede. Allora, busta, revive. Questo era questo che bustava le limit? Sì. Ok. Ok, ci proviamo, eh. Non garantisco nulla, ma ci proviamo. Ok, vediamo che succede, eh. Allora, ce l'abbiamo fatta, shottato, a posto, ragazzi, abbiamo shottato un 150. Siamo andati di ignoranza e ha funzionato perfettamente, direi. Eh sì. Safer è andato. Ora vediamo se succede anche a Squall. Perché non vorrei che Squall l'hanno fatto più cattivo. Ma Safer proprio tranquillamente in un turno. Ma Brevexus non è così, eh. Questa è un'eccezione, ma Brevexus non è un gioco che premia l'ignoranza. Anzi, è un gioco molto molto strategico. Questo che abbiamo fatto è veramente una cosa extra. Ok, allora lui è andato. Adesso vediamo se succede la stessa cosa anche con Squall. Anche se ho paura che Squall hanno fatto più ignorantello, eh. Allora, vediamo se troviamo un altro Squall. Qui mi dà solo 6, fermi da. Vabbè, proviamo così. Ok, allora andiamo sempre con questo team e vediamo che succede. Ma Safer ce l'ha la limit che parte dall'inizio? Perché se non ce l'ha, guarda che la cosa... no, non ce l'ha dall'inizio, cavolo. Questo potrebbe complicare le cose. È comunque una limit in meno. Cosa fa Safer? Allora, studiamocelo, perché non so nulla di lui. Allora, damage one enemy in castellano. Questo reduce death for one enemy, boost attack resistance. Allora, questa è interessante, gliela mettiamo. E che altro gli mettiamo? Mettiamo sempre roba che riduce. Me la rischio, eh. Ma questa. Vogliamo provare anche con quella. Lo so. Qui è rischiosa. Non lo so se lo shottiamo. Dai, proviamo così. Vediamo. Dai, ragazzi, shottatemi anche lui. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Anche Squall se ne va a quel paese. Anche Squall ci saluta. Ma questi sono 150 finti, ragazzi. Mi rifiuto di credere che siano dei 150 veri. Capisco che ormai ci sono i 250, quello che ti pare, ma... questi non sono 150 veri, dai, mi rifiuto. E si sono messi tanto per...
mi piacerebbe credere che ho creato un team che mi permette di shottare chiunque, ma so benissimo che non è così, perché appena vado a fare un 2.50 o un 2.60 non combino niente con questo team. E non ho intenzione di sprecare energia per mostrarvi quello che è la verità. Allora, il Dark Vision, andiamo a farcelo. Prima c'è questa esplorazione. Allora, la prima esplorazione, no item, defeat in 10 turni. Vabbè, sì, cavolate. Boh, prendiamo un personaggio bonus, sì. Allora, qui rimettiamo a posto. Oddio, chi c'era lì? Ah, dovrebbe esserci la tancherona, sì. Charlotte, per gli amici, Saber. Vabbè, è identica. Ok, posto di quello c'era... Cosa? Me lo dimentico sempre. Cosa? Folca, sì. Dimentico sempre che si chiama Folca. Allora, qui corre il bonus. Andiamo col bonus. Perfetto. Vai. Sì, yes. Uff. Ammetto che all'inizio ero leggermente preoccupato per Saber e Squall, ma leggermente. Invece... Però è meglio quando non si abbassa la guardia, perché uno magari va lì tranquillo e dice mo' li faccio fuori subito, e poi rimani fregato, capito? È meglio beccarsi la sorpresa. Dice, li ho fatti fuori subito, wow. Meglio così. Vabbè, qui le solite storielline. Allora, eccoci qui, in questa fantomatica esplorazione. Le missioni erano allora... Vabbè, sì, cavolate, basta che la finisco ed è fatta. Speriamo che non sia una cosa al labirinto strano, con meccanismi da sbloccare, se no non si va avanti. Ecco, già arrivato il primo rompiballe, ma questo lo sapevamo tutti. Poi dopo quei ticket che ci hanno dato vediamo cosa riusciamo a trovare. Ah, vabbè, è già finito, non dura niente. Qui cosa c'è? C'è qualcosa, vero? No, non c'è niente. Vabbè, non dura niente questa esplorazione. La credevo più ostica. Ah, meglio così. Allora, riguardiamo. No item, ok. Defeat 10 turni, vabbè, sì. Vediamo se bastano solo loro. Sì, non devo manco usare Squall a 3000. Vado abbastanza liscio. Ok. Vabbè, è finita, no? Vabbè, qui c'è il dialogo, bla bla bla, vi vogliamo bene, siamo tutti amici, andiamo a farci un'orgetta. Ah, ce l'hai il pene piccolo, sì, ok. Mi piace immaginare che dicono questo. Però la risata finale ci stava, dai. Ok, abbiamo fatto, cosa ci date? Ok. Abbiamo sbloccato tutto, no? Direi proprio di sì. Ok. Adesso dobbiamo fare l'altro. No item. Defeat 5 turni. Vabbè, sì, un'altra cavolata, ragazzi. Qualcosa di meglio. Tanto per, perché non serve. Dai, portiamoci lei stavolta, va. Per avere una combinazione abbastanza variopinta. Vai. Yes. Adesso andiamo a destra, vediamo un po' cosa becchiamo. Che? Yes. Un logo diverso. Ah! Sbloccato una scorciatoia. Ma me lo dici così? Ok. Per me va bene. Madonna. L'esplorazione più breve della mia vita. Ah, me lo sciottiamo questo qui, dai. Vai tranquillo. Fammi rivedere un attimo. Vabbè, sì. Vai, addio.
Bye bye. Ma siamo seri? Sei così resistente? No, non me l'aspettavo. Porca vacca boia. Mi tocca andare con un altro team allora, mi hai fregato. Ma ha fregato perché adesso questo mi farà fuori qualcuno e non rispetterò tutti gli obiettivi. Mi hai veramente fregato. Che faccio? Chiedo uno scudo, proviamo a usare questo. Sì, no, ma questo qualcuno mi farà fuori adesso. Porca vacca. Mi ha proprio fregato. Vabbè. Chi muore? Lo sapevo che c'era il morto di turno. Che palle, lo devo rifare. Non me l'aspettavo proprio sta cosa. Posso vedere a che elemento è debole? Che elemento sei debole, scusami? Elettricità. E oscurità. Ce l'hai elettricità? Sì che ce l'hai. Allora motife, rego. Forse. Vediamo. Invece no. Sì, vabbè, ma lo rifaccio col team che dico io e quello lì finisce male. Sì, mo ci vendichiamo. Ma quanti siete, ragazzi? Siamo un bel po' qui, eh. Un bel po' di gente. Mo lo freghiamo, tranquilli. Già so come intervenire su questi qui. No, perché non abbiamo rispettato dove dice di non far morire nessuno. Diciamo che io non sono uno che si mette troppo a completare gli obiettivi, però dove so che posso farlo, lo faccio. Sarebbe un po' stupido evitare. È rimasto solo quello, è rimasto. Ma lo rifacciamo, dai. Sommiamo questi due, ma chi se ne frega. Non mi sta bene così. Guarda un po' sto bastardo. Allora. Ma lo sistemo io quello lì. Visto che hai giocato sporco, ora gioco sporco anche io. Nicola Di Bari? Ok, eccoti qui. Mi hai provocato? Monte Magno. Filtration, yes. Vai verso lo specchio, non avere paura. Ma ti faccio un sedere così, hai capito? Allora. Uno. Due. Uno e due. Andate tutti di limit. Se non muore adesso, shottato. Cioè. Ecco, addio.
Ragazzi, scusatemi, se non lo sciottavo così, allora c'era qualcosa che non quadrava. A posto. E con questo abbiamo fatto tutti gli obiettivi almeno. Ah sì, ma questi sono gli eventi più stupidi comunque. Non vado nemmeno a dargli peso a ste cacchiate. Questi non sono i veri eventi tosti di Prevexus. ST Death Junction. Chissà cosa fa quello. Quindi è rimasto solo il Dark Vision, vero? Sì. Vediamo se hanno aggiunto qualcosa di nuovo. No, direi proprio di no. Allora, qui abbiamo lo share e il gift. Ok, allora andiamo a fare. Minchia, 57. Un bel po' di roba, vai, vai. Ma andiamo anche a pescare, va, vediamo chi esce fuori. No, che fai? Ok, completati. Ok, rimettiamo a posto il team. Dove sei, Folca? Eccoti qua. Ok, che volevo vedere? Allora, qui l'abbiamo spedito in missione, no? Sì, facciamoci un attimo l'arena. Tanto sarà una cosa abbastanza rapida. Se incontriamo i soliti 5 pipponi. Siamo resistenti, ragazzi. Mi costringete ad andare al round 2? Stiamo la fortuna di iniziare per primi, perché altrimenti qua. Guarda il povero Claude, quanti danni che gli avete fatto. Siete proprio meschini. Perfetto. Il primo scontro. Ci può salutare. Next. Guarda lì Rain sul suo trono, proprio bello figo ci sta, eh. Chissà se paga l'affitto nel suo castello. A parte che se è suo la vedo difficile. Sempre loro iniziano per primi, eh. Questa carezza me la devono dare ogni volta. Ok, vai. Mi sa che questi li facciamo fuori subito, eh sì. Stavolta non c'è stato scampo per loro. Ah, lo stack si è resettato, quindi siamo passati nella prossima season, sì. Ah, mi pare che la season si aggiorna ogni settimana. Ma non mi ricordo perché non ci sto molto appresso. Però mi pare di sì. Ah, vabbè. Inizia
inizio per primo. E che è sto miracolo? Tra l'altro non ho mai capito perché nel PvP le limit non valgono niente, cioè hanno dei danni insignificanti. Infatti non le uso mai perché non conviene usare le limit. E poi c'è Elena che si salva con l'8% e ci fa perdere tempo. Maledetta, hai soltanto rimandato l'inevitabile. Io spero che tu questo lo sappia. Ah, vediamo se basta uno. Eh sì, direi proprio di sì. Non ho nemmeno sprecato tutto il team su di lei. Volevi la gangbang, eh? E io invece non te l'ho fatta vedere. Qualcuno si è salvato ed è il personaggio che regalano dell'otto. Hai capito? Fortunella, eh? Dai, a te una gangbang te la regalo, dai, tieni. Tutti per te. Contenta? Hai visto come sono gentile? Ah, ci teneva tanto, quindi perché no? Andiamo con l'ultima, dopodiché andiamo a pescare e vediamo di iniziare il primo step del Dark Vision. Io finora sono riuscito a fare i primi due livelli. Il terzo livello sono consapevole che potrei farlo, però richiede una certa strategia e soprattutto dei team ben assestati, e sinceramente non c'ho molta voglia di farlo. Mi accontento dei due step invece che l'insieme, mi va bene anche così. Anzi, speriamo che il boss finale del secondo step sia più fattibile del precedente, almeno potremo rankarlo con più tranquillità. Il precedente c'era Titan, se non sbaglio, sì. Mi ha fatto perdere un po' di tempo quel maledetto. Poi magari con l'aggiunta che c'ho Squall potrebbe essere più facile, non lo so. Bisogna vedere. Anche se sicuramente non ci sarà Titan nel secondo step, l'avranno cambiato. Li cambiano ogni volta, quelli del Dark Vision. Almeno credo. Anche perché a Titan ci sono arrivato solo una volta, quindi. Bisogna vedere. Non vorrei che sono sempre gli stessi. Cosa troveremo con i ticket? Qualcosa di interessante? O una marea di porcherie? È una gran bella domanda. Una gran bella domanda che mi pongo e c'è solo un modo per scoprirlo. Ma una copia di Safer non mi farebbe schifo, sinceramente, se spunta, eh. Allora, andiamo intanto a ritirare quello che abbiamo sbloccato. Allora, 2500 tonde tonde, però, precise precise. Uno, chi è? Ah, un gift, chi se ne frega. Allora, ticket qui ne abbiamo? No. Questo mi sa di sì invece, sì. Vai. Vediamo cosa ci dà subito. Sarebbe stato bello se ci davano a botta secca il ticket ex garantito. Non è stato così, quindi. Vabbè, no, solo rimandata, prima o poi sarà mio. Ex ce ne hanno dati? No. Ne abbiamo solo questi. Ok. 6. Vediamo un po'. Allora, iniziamo da quelli merdosi e poi andiamo fino a you. Prismatico, ragazzi! Vediamo che succede. Occhio. No, non mi puoi dare un personaggio che ho fullato. Che brutta cosa.
Che brutta cosa quando dai personaggi che hai fullato. Madonna mia, che brutta esperienza. Cioè, mi va a dare quella che ce l'ho fullata. Che schifo, ragazzi. Che dramma. Vabbè. Vabbè. Vabbè, quello più importante, scuola abbiamo trovato, quindi me ne frego, sinceramente. Se mi volete dare anche Safer, ok, se no chi se ne importa. Te lo dico proprio sinceramente, chi se ne importa. Tanto non me lo filerei nemmeno, quindi starebbe lì a fare la muffa. Ma sì, un po' come Tifa, che ce l'ho a 7, quella di Advent Children, ma sta lì. Non so se la potenzierò mai, anche se in tier list è messa molto bene. Grande brother. Che bello, non vedevo l'ora di trovarlo. Vabbè, niente, è andata una merda. L'unico prismatico è un personaggio che ho fullato, quindi ok. Grazie, arrivederci. Vendiamo, vendiamo. Vendiamo tutto. Senza pietà. Quella mediana ne ho già un'altra copia. Per vedere se abbiamo un altro. No. Vabbè. È andata così, ragazzi. Che mediana ce l'ho fullata, vero? Sì. Mediana, direi proprio che ce l'abbiamo fullata. Vabbè. Amen. Ok, allora. Direi che possiamo dedicarci a Dark Vision adesso. Tranquillamente. Questo è diverso, quindi mi sa che i nemici cambiano. È debole al fuoco. Ah, ma vedo una cosa carina. L'hanno aggiunto. Non c'era prima. Hanno aggiunto il load e il save del party. Ah, beh, era ora. Cavolo, se era ora. Direi. Madonna, finalmente. Vabbè. Perfetto, perfetto. Come ci muoviamo qui? Allora, questo se ne va a cagare, assolutamente. Squall. Io mi perdo sempre i personaggi in questo gioco. Eccolo qua. Così. Ma a livello 1 questi non sono un problema, in effetti. Potrei andare anche con un po' di ignoranza. Nocto. Nocto. Allora, io direi di andare a vedere un attimo gli equipaggiamenti che ho messo dall'altra parte, perché non mi ricordo una ceppa. Allora, purtroppo la mia memoria fa brutti scherzi, quindi tendo a non ricordarmi niente. Quindi, si
sistemiamo il tutto. Partiamo con lui, va? Così ci sbrighiamo prima. Questo è? Sì. Gli occhiali. No, meno male che hanno messo i team salvabili. Era una cosa che volevo e l'hanno fatto. Perché non è che ogni volta uno deve farli da zero, eh. Knighted, knighted, dov'è the knight? Eccolo qua. I love Chocobo. Ah, eccolo qua. Però è interessantissimo questo. È molto interessante. Per il tank, ci sta da Dio questo. Mi piace, buono. Allora, il Love Chocobo, eccolo qui. Weapon Specialist. Warrior of the Crystal. Ok. Poi, Nocto. Nocto. Allora, Nocto mio. Vediamo questa. Diciamo che questa prima fase la facciamo in un modo abbastanza ignorante, perché non è una roba complicatissima. Poi più avanti se ne riparla. Sì, lo step 2 lì ci vuole più strategia assolutamente. Il 3, vabbè, lì proprio massima strategia. Non serve nemmeno parlarne. Ok. Leggendari, già ce l'hai. Astral Protection già ce l'hai. Dual Form, Dual Form, eccolo qua. Anche tu un bel I Love Chocobo. A chi lo leviamo? Direi di levarlo a Fregna. Glielo leviamo a Fregna? O glielo leviamo a Rain? No, leviamoglielo a Rain per adesso. Ok. Tu che avevi? Che no? Ti ho già messo gli stessi? Sì, le armi pure. Vediamo la seconda parte. Dual Form, Heroes Bond, Courage. Allora, Courage dov'è? Dove sei, Courage maledetto? Perché mi perdo le cose ogni volta? Magari sta in alto. No, non sta in alto. Che era così in basso, davvero? Beh, intanto mettiamo i Heroes Bond, va. Heroes Bond lo trovo facile. Ah, Courage era qui, eccolo qua. Allora, Heroes Bond. Quanto arriva con Astral Protection? No. Non ci siamo, assolutamente. Con questo? No, ci vuole l'Heroes Bond, ci vuole, ragazzi, c'è poco da dire. Le cose o si fanno bene o non si fanno proprio. Questo? No.
Past Regrets. Potrei quasi andare di questo. Però andiamo con Eros. Facciamo le cose come le ho fatte normalmente. Tanto a cambiarli ci vuole un attimo, non è un problema questo. Te l'ho perso. Ogni volta mi perdo le robe qui. Era qui, era da ste parti. Era da queste parti. Ma perché questo gioco deve essere così infame con me? Ah, ma Eros Bond gliel'avevo già messo. La vedi che sono un babbo di minchia. Allora, Eros Bond ce l'abbiamo già. Dual Form pure. Courage. Ah, Warrior's Might manca. Warrior's Might. All Might! Dove sei, All Might? Dove sei? Dove sei? Io devo essere come uno scanner quando guardo le cose. Eccolo qua. Perfetto. Allora, Nocto, c'hai questo. A te ti mettiamo Bahamut, assolutamente. E a te ti mettiamo Fenrir. Ok. Lei quello. E gli altri due chi se ne frega. Sì, direi proprio gli altri due, un bel chi se ne frega. È una mancanza Nicola Di Bari, che ci combini? Allora, che gli mettiamo a Nicola Di Bari? Un po' di MP in più? Aspetta, dov'è quell'oggettino nuovo? L'ho già dato? L'ho già dato l'oggettino nuovo che ho sbloccato da poco. No, deve essere lui. Sì, diamo questo. Perfetto. Ok. Riguardiamo lei. Aia, c'è un buco lì, eh. No, no, non va bene, non va bene questo buco. Cosa ti manca? Perché hai quel buco? Che ci mettiamo lì? Qualcosa per caricare gli HP, dai, mettiamogli questo. Sì, sì, questo va benissimo. Tu stai a posto? O è anche tu una mancanza? No, a posto anche tu. Allora, direi che possiamo andare così. Salviamolo. Sono contento che mi hanno ascoltato su sta cosa di salvare i team, perché ogni volta a rifarli era una rottura di palle infinita. Ok, allora, almeno a livello difficoltà 1 non dovremo avere problemi con questo team. Poi vedremo il da farsi. Ok, direi che possiamo partire. Primo scontro. Vai. Dark Vision. Vabbè, se abbiamo problemi rimettiamo il tank, eh. Cioè, mo adesso andiamo un attimo di ignoranza. Allora. Vediamo il da farsi. Ok. Tu busta. Ok. Torna in vita. Vabbè, tutti facciamo mettere la barriera. Se la barriera dovrebbe bastare. Aspetta, hai qualcosa addosso tu? No, quindi dispelga non serve. Allora andiamo di barrier. Puoi andare tutte e tre di limit.
Se tutto va bene, il primo dovrebbe salutarci in un istante. Chi è il primo? Ah, Claude. Avrei preferito Noctis. Vabbè, dai, gustiamoci quella di Claude. Quella di Noctis è molto figa, eh. Vabbè, sono fighe tutte e tre alla fine. Quanto gli leviamo? Ce la fai? Ce la fai? Sì, ce la fai, perfetto. Ok, il primo è andato. Anche se è stato discretamente resistente per essere il primo, eh. Quindi ho paura che forse un tank, anche a livello 1, dovremmo metterlo. Ma io vedo, dai, appena ho problemi, si agisce, insomma. Ah, S più, perfetto, ci sta. Ok, il secondo. Oscurità, eh. Tu sei debole all'oscurità. Vabbè, io carico il team qui, anche se non fanno danni oscurità, io lo carico qui in generale. Poi si vedrà. Come ho già detto, questo primo step lo voglio fare in una maniera abbastanza ignorante. Poi, se vediamo cose strane, saprò come agire. Ok. Allora, ci riproviamo. Ignoriamo sempre la difesa per adesso. Allora, item, usiamoli. Vai. E vediamo un po' se riusciamo a bucare subito anche questo. Appena abbiamo un margine di difficoltà, agiamo. Ah, questi sono due. Sì, è vero, mi ricordo che erano due. Sì, facciamo la solita procedura. Appena vediamo qualcosa che non quadra, agiamo di conseguenza. Allora, che dici, Noctis? Stavolta vuoi iniziare tu? Vediamo chi inizia. Ah, stavolta squalla. Poi gli fregano sempre il posto al povero Noctis, eh. Lui è lì bello carico per farci vedere la sua bella mossa. E non ce la fa. Vediamo un po' come va. Sono più resistenti questi, me lo immaginavo. Aspetta. No. No, qui ci vuole l'oscurità. No, ma lo immaginavo. No, immaginavo assolutamente questo risultato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con questa mossa qui. No, ma non mi sorprende comunque la questione non mi sorprende proprio per niente. Allora, tu vai di questo. Caricati così. E che abbiamo qui? Dovrei fare una mossa esterna dal danno elementale a sto punto. Damage one enemy. No. Che possiamo fare? Me la rischio con questo. One enemy, ne facciamo fuori almeno uno, forse. Tripla. Vabbè, intanto ti busti. Sì. Così. Vai così. Tu che potresti fare? Ci busti e basta? Ok. Mettiamo le resistenze. Ma che danno faranno loro? Perché non me lo ricordo che danno fanno questi. Resistenza alla cavolo di cane non è molto consigliato. Però questo sì, questo lo potremmo fare. Ma non è più grosso. Vabbè, sì, dai, facciamo questo. Vediamo se otteniamo qualche risultato. Ma qui ci vogliono personaggi che fanno danno oscurità. Dovrei modificarlo il team. Però vabbè, ma non c'ho voglia di perdere. Vediamo.
Dovrei rifarlo. Sto perdendo tempo inutile così. Chi c'ho io che fa danni oscurità a Katsuto? No, così sto perdendo tempo. No, assolutamente non si può. Allora, vediamo un po' chi ci abbiamo che fa danno oscurità. Tu fai danno oscurità per caso? Dark Damage. Usiamo il filtro, no? Usiamo il filtro cosa ci fa vedere? Ma sti filtri che non so come funzionano, sinceramente. Allora. Dark Damage. E poi vabbè bisogna usare anche uno che ho potenziato che fa Dark Damage, non basta Dark Damage, perché se non è potenziato quello si fa due risate. Tu che facevi? No, tu non fai Dark Damage, assolutamente. Lei lo fa, ma non è che ce l'ho granché potenziata questa. Possiamo provare, ma... Vabbè, questo non è potenziato per niente, questo fa schifo a dei livelli allucinanti. È brutto quando stai in queste situazioni perché cioè ho perso tempo a farlo come stavo facendo prima e mi ritrovo come un cretino. È possibile, io non ho mai potenziato nessuno che è un Dark Damage. Nessuno. Cioè ho fatto una combo di personaggi che nessuno che ha Dark Damage è potenziato. Mi stai davvero dicendo questo? Allucinante. No, vabbè, questo che fa Dark Damage fa ridere la cosa. Ovviamente no. Ovviamente no. Questo l'avevo potenziato. Questa mi pare che fa Dark Damage, ma non ce l'ho potenziata. Vabbè, perché sono un cretino, ecco perché. Questa, se non sbaglio, è molto forte. Lei non l'avevo potenziata, un pochino. Black Mage. Eh sì. Usiamo questa, dai. Allora, un elmo che dà un bel danno magico, vediamo un po'. Mag 25. Mag 24 e leva, sì, le varie resistenze, ok. Mag. Devo smontare Noctis. Ma sì, chi se ne frega. Non serve. Sarebbe inutile. Mag 45. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Poi mag. Abbiamo mag 35 più che altro. Prestigio, sarà utile. Mag 60. Quel mag 60 è interessante. Mag 55. Ma questo dà più roba. Mag 46. No, questa qui, assolutamente. Poi. Mettiamo questo. Vediamo a quanto arriva. Mi servono mag alti qui.
servono mag altissimi. Fammi vedere questo. Mag 50. Mag 60, ragazzi, ok. Non è questa, non è potenziata. Questa cosa mi dà un fastidio che non ho idea. Mag 50. Non abbiamo niente di meglio di Mag 50. Attacco. Mag 40. Mag 40. Ma un bel Mag 60? Dai, io mi ricordo che c'era un Mag 60. Attacco. Attacco. First Samurai, questo qui, questo dovrebbe essere buono, vero? Vediamo. Sì, questo è buono. Sai che meglio di così non ci arriviamo. Aspetta, allora 2052, con questo a quanto arrivi? 2082. Ecco il telefono che suona. Ora ritorno. Ok, allora, mi hanno chiamato che devo uscire. Vediamo un po' se riusciamo a farci almeno questo bastardo. Però, la simpatica Transterra vorrei potenziarla un pochino, perché non so se riesco a farlo fuori subito così. Intanto c'è un nuovo follower che non ci ho fatto caso, sento soltanto il suono. E grazie per il follow. Allora, Transterra, dove sei? Anche se credo che forse l'avevo già potenziata, eh? Eh sì, gliel'avevo già dato. Oh no? Ah, l'LB non gliel'ho potenziata, quello ok. Attacco. No, il mag gliel'avevo già potenziata. Ah, me la devo rischiare, ragazzi, dai, c'è poco da fare. Magari possiamo andare con un bel po' di buffer potenti e vedere se va giù. Allora, 1, 2, un altro buffer potente, ci possiamo buttare lui. E chi altro? Vediamo quella di Salarpa. Che è tutto un team che gira intorno a un personaggio. È una roba abbastanza ignorante così, eh. Però, vediamo. 2082 non è nemmeno granché, sinceramente. Però, ci possiamo provare. Non c'è nessuno che dà di più. Tu quanto gli dai? No. Tu quanto gli dai? Siamo sempre lì. Vabbè, dai, facciamo così, vediamo che succede. Speriamo che lo facciamo fuori subito, anche perché devo uscire, quindi
situazione va un po' di fretta così. Allora, uno. Ci vorrebbe anche chi abbassa la resistenza all'oscurità, anche questo è vero. Due. Infatti lì devo agire meglio. Questo. Questo. No, lui può fare soltanto questo. Tu sei la curatrice, che ti facciamo fare? Ok, fai questo. Nessuna multi? Dov'è? Solo il dual fai? Speravo in più mosse. Dai, ma quella lì solo una volta posso farla. Perché non l'ho awakenata, ecco perché. Che bello. Che bello. Qual era la mossa che sbloccava? No, ma questa va awakenata, ma non posso giocarla così. Cosa dice? Guzman, enable chaos chain for one. Dai, facciamo così, perdiamo un po' di tempo. Vamo, me la fanno fuori, eh. Vediamo se l'ha sbloccata. Sì. Me la fai usare? Ok. E niente, vediamo che succede. Perfetto. Perfetto, direi. Sì, ottimo, direi. Ottimo risultato. Ok, adesso vai di barrier. Tanto per perdere un po' di tempo. Vabbè, voi potete pure non fare un cazzo, chi se ne frega. Molto bene, molto bene. Può andare di limit, ma la limit ha anche il danno oscurità. Vediamo. No, ma non è livellata la limit, quindi no, non mi conviene farlo. Ho potuto usarla solo una volta. Il fatto che non è awakenata è un bel problemino, però, eh. Dai, quella pietra in più per lui? Perfetto. Vediamo che succede adesso, va. Sì, vabbè, non si può fare un team con un solo personaggio che fa danni a oscurità, però, eh. Era meglio che ne mettevo due. Però vabbè, i danni li fa grossi, chi se ne frega. Mi dà fastidio che non posso farla più di una volta. Questo mi dà fastidio. Vabbè. 1-1, ci arriviamo, che dobbiamo fare? Purtroppo la situazione è questa. Niente, perdiamo tempo così. Devono essere due, sì. In futuro la devo awakenare quella transterra. E non è possibile che sono arrivato dopo anni che ci gioco senza un personaggio oscurità decente. Dai, imbarazzante la cosa. Dai, fammelo fuori, per favore. Ok, a posto. Si può giocare così, ragazzi. Dark Vision richiede team precisi. Ed è questa la dimostrazione che, cioè, uno va di team ignoranti, non risolve niente. Finché sono eventi del cavolo come quelli che ho fatto prima, ok, ma robe come il Dark Vision. S+, davvero? Cioè, ho perso tutto questo tempo e mi ha dato anche S+. Beh, sono contento, quello fa piacere.
Ok, questo ce lo faremo o più tardi o domani. Vediamo un po' cosa richiede. Vabbè. Elettricità, ragazzi, con la coniglia proprio. Vado liscio. Sì, vabbè, questo sarà facilissimo. Vabbè. Ci penseremo in un altro momento. Vediamo un po' cosa ci hanno regalato. Che carini. Ritiriamo, è sempre roba buona. Perfetto. Ok, che dire, ragazzi, è stata una live breve ma intensa e avrei voluto prolungarmi un pochino, però non posso perché devo uscire, quindi per oggi è tutto, ragazzi, grazie di avermi seguito, fanculo, stronzo.